Gianni Colacione, 29 luglio 2012, ultimo giorno del Comitato Nazionale di Radicali Italiani qui a Torre Argentina. Siamo in compagnia di Stefano Bilotti. Stefano Bilotti, che è segretario dell'associazione Rientro Dolce e ha fatto un intervento abbastanza rapido questa mattina, però incisivo. Ci vuoi parlare, dire di cosa hai parlato e diciamo i temi che hai trattato? Sì, è stato un passaggio volante perché come non membro del comitato avevo semplicemente 5 minuti di tempo, no? E quindi chiaramente i primi 2 minuti se ne sono andati nei convenevoli, nel senso che portavo il mio saluto e siccome dobbiamo fare un congresso io ho spiegato che chiedevo anche l'aiuto di tutte le persone, pareri, opinioni per capire dove farlo e come farlo. In effetti ho parlato già con Elisabetta e Sergio, quindi probabilmente si farà in Toscana. Vediamo un attimo. Poi io sono andato, ho cercato di collegare i temi, quello che a me sta a cuore, con i problemi che sono stati trattati in comitato. Cioè in comitato ci si è domandati un po' come andare avanti, se fare il referendum, come fare il referendum, se possono avere successo, non avere successo. E io chiaramente ho elogiato la parte di referendum ambientali che sono state fatte a Milano e che stanno facendo a Roma. E ho spiegato il discorso dello Stato nascente, no? Parlando del paragone con i grillini, dicendo che praticamente noi possiamo fare delle battaglie che riguardano il carcere, che per carità da tutta la tematica, l'area radicale sono tutte condivise, che io condivido, perché poi parliamo sempre poi di popolazione che deve diminuire, quella del carcere, quindi per me è già un tema che mi sta molto simpatico, che è nelle mie corde, però... che secondo me il fatto di ripetere su una battaglia, di far dedicare tutte le energie di poche associazioni a questa battaglia potrebbe anche non portare un risultato positivo, nel senso che ci sono alcuni fattori mancanti che sono la telematica, il fatto di organizzarsi come il peer-to-peer, cioè di avere un'organizzazione anche dal basso, di coinvolgere con a basso costo, fare delle forme di iscrizione elettronica a basso costo e aumentare la popolazione delle persone che poi veicolano le notizie e fare battaglie con noi, per noi. E poi l'altra cosa appunto è il fatto di che la comunicazione, questo l'ho detto molto en passant, chiaramente qui lo spiego meglio, no? Perché chiaramente i minuti erano quelli, non potevo tenere, o tu sono ospite, e che a volte noi abbiamo sia la comunicazione che le energie sono committate sulla questione del carcere, dell'amnistia, ma che però non ce la stiamo facendo. E che quindi a volte bisogna distribuire le energie e fare altre battaglie, non perché queste non vanno bene, perché ti danno poi l'energia e il ritorno per fare con esito positivo anche le battaglie che forse a qualcuno stanno più a cuore, perché a me chiaramente ovviamente Rientro Dolce è la battaglia sull'ambiente, contro il consumo del territorio, per il rientro ad un'economia, c'è un libro bellissimo che ci siamo scambiati, che mi ha regalato Sergio D'Elia, ci siamo fatti uno scambio di doni di libri, che è Prosperità senza crescita, cioè quindi un'economia che ti porta una prosperità senza la crescita, che non ci può più essere nel sistema finito, no? quindi un'economia del rientro, un'economia della sostenibilità. Adesso non voglio sbilanciarmi, c'è poi il discorso dello stato stazionario, ma l'ha fatto D'Elia. Quindi il discorso fondamentalmente è un discorso anche strategico e io nel punto centrale della strategia ci metto il rientro, perché queste cose le diciamo praticamente solo noi. I grillini si avvicinano molto, poi vengono a leggere le nostre cose, si ispirano, probabilmente ci arriveranno, perché su questo non è una posizione ufficiale. Sappiamo che hanno delle posizioni molto forti, molto chiare sugli inceneritori, sui chilometri zero, cosa che sarebbe meglio che avessimo più forti anche noi radicali, anche se poi io ho anche elogiato invece e ho detto guarda caso c'è questo successo, e ho parlato di Maurizio Bolognetti, perché poi Bolognetti che fa la sua battaglia sull'ambiente quasi in solitaria, un Davide contro Golia, alla fine si è portato le iscrizioni di eminenti personaggi, perché è riuscito a far capire, a veicolare il messaggio che era la salute di tutti, quindi anche dei figli di quello che siede sulla, cioè che i soldi poi messi in tasca non ti salvano, no? Cioè quando tu hai, quindi l'inquinamento del Pertusillo, la sua battaglia che poi diventa battaglia politica anche su Vendola, perché poi si viene fuori che a Taranto c'è l'Ilva, che Vendola probabilmente, io non ho mai sentito così di denunciare l'Ilva, andare contro la Marcegaglia, non ho mai sentito parlare di come mai poi Don Verzè ci fa la clinch, cioè c'è stato un discorso molto interessante, no? Di Bolognetti. Quindi ho rilanciato, diciamo, la strategia, il congresso di Rientro Dolce, la strategia dei radicali, che secondo me deve fare più tesoro della lezione di Rientro Dolce. E poi ho ringraziato le persone, perché l'intervento di Sergio D'Elia, l'intervento di Zamparuti. Allora, Zamparuti intanto ha detto una cosa molto importante. Chiaramente io ho semplicemente ringraziato per gli interventi, perché non potevo, però per spiegare meglio, da Zamparuti ha detto che Monti non ha prospettiva. Non ha prospettiva con questo tipo di economia. Non ha prospettiva
se non si pensa a una riconversione dell'economia, a quella che è la famosa terza rivoluzione industriale di cui parla Rifkin, cioè la terza rivoluzione industriale la fai se la crescita, se non c'è più crescita intesa nel senso di oggi e ne cerchi un'altra di benessere, di funzionamento delle cose, di rinnovabile, di progettazione già fatta all'origine in cui i componenti sono riciclabili, rientrano nel ciclo industriale senza diventare un detrito da bruciare. Cioè ci sono tutti discorsi affascinanti per il titolo di libri. Sergio Delia poi in particolare lui ha parlato di nuova alleanza. Questa, io quindi ho solamente ringraziato, quindi adesso però faccio la spiegazione anche del perché mi è piaciuto Sergio Delia. Questo libro, che è la nuova alleanza di Prigogine, che è stato un premio Nobel per la chimica, se non erro, e praticamente Prigogine, la nuova alleanza fra uomo e natura, lui spiega che praticamente in questo libro, no, di cui poi Delia ha parlato di stato stazionario, tutta una serie di teorie che ci sono, ma in questo libro Prigogine dice che con l'avvento della termodinamica si riconcilia l'uomo e, diciamo, la scienza e quindi la natura, perché la spiegazione è che tu cominci ad andare in chiave, si comincia a parlare di stati di trasformazione irreversibili. E quindi quella scienza perfetta in cui tutto funziona, che a un tempo dato tu poi torni indietro, ritorna tutto come le boy biliardo, ritorna con le palle come erano prima, in realtà non è così. In realtà noi siamo sempre il frutto di una possibilità su n miliardi di possibilità e quindi il tornare indietro non è possibile, cioè non è possibile perché, a meno di condizioni specialissime, ma non è possibile perché tu fra x miliardi nel tornare non è detto che sai più quel cammino com'è, come rifai a imboccarlo. Quindi questo è molto interessante. L'esempio potrebbe essere che il parallelo anche con la realtà, tematiche diverse fra i radicali che faccio io è che se io tengo in carcere uno che si ammala di depressione per ingiusta detenzione, io posso anche condannare i giudici, e già sarebbe una cosa, ma posso anche risarcirlo di miliardi, ma non si può tornare indietro, è una trasformazione irreversibile, cioè quello che tu subisci come uomo non è reversibile. E così se io butto un inquinante in un territorio, io posso fare una bonifica, ma quel territorio non tornerà mai più come prima, o comunque io prendo della terra sana da quella parte, la trasporto e quell'altra la porto un'altra parte, ci sarà un altro posto che ha quel terreno inquinato, perché pulire atomo per atomo, molecola per molecola, pulire da quell'inquinante quella terra, è praticamente un'operazione che ha un costo infinito. E da questo discende tutto, perché vuol dire che se tu mi vuoi distruggere il territorio, se ce n'è un conto, ma visto che non ce n'è più, il costo che tu hai dell'operazione dovrebbe essere infinito e quindi dovrebbe essere proibito o scoraggiato o disincentivato fortemente, o perlomeno barattato con un territorio che tu ricostruisci, che ha un costo altissimo e che richiede molti anni. Quindi questo è perché, sentendo il mio discorso, uno possa capire poi il cappello che ci sta dietro. La cosa che approfitto e ringrazio Gianni dai microfoni di Liberi TV di lanciare, io vorrei lanciare al congresso e studiare un manifesto per il diritto al territorio, una cosa di cui avevamo parlato anche con Gianni, perché qui ci sono alcune cose, si è discusso di una cosa che è il diritto alimentare, ci si parla della sovranità alimentare, però il discorso è che se tu non c'hai il territorio, tu sei sovrano dello Stato senza casse. Sì, io non so se ti riferisci appunto a un... io avevo in mente un progetto su questo, un'idea che era quella che il, non so adesso se è così, ma comunque sia, il diritto al rispetto del territorio dovrebbe essere inserito tra i diritti umani. Sì. Tra i diritti umani fondamentali, nel senso che tutti quanti abitiamo lo stesso pianeta e il diritto, io ho il diritto al rispetto del territorio anche se tu mi stai a 1000 chilometri, perché rientra tutto in l'offesa al territorio rientra tutto in un equilibrio. Esatto, e questo è lo spirito giusto, bisogna parlare di diritti doveri. A livello elementare è così, chiaramente questa cosa, il difficile è comporlo nelle sovranità degli stati. Quindi, perché chiaramente è un diritto dovere, cioè anche tu, e che implica anche la popolazione, perché se io ho 1 milione di chilometri quadrati, se la popolazione è n, se quadruplica il territorio lo distrugge. Quindi è una cosa veramente tosta, niente. Stefano, ti ringraziamo e ti diamo appuntamento su libri.tv. Facciamo gli auguri a questa associazione, ricordiamo Rientro Dolce, sito rientrodolce.org se non ricordo male, e ti invito a seguire anche, perché insomma è abbastanza attinente, un convegno che libri.tv ha seguito, lo troverai appunto sul canale libri.tv, sulla fusione fredda, con parecchi esperti e scienziati che hanno contribuito, peraltro era presente anche Laura Vantini, una cosa che dovrebbe interessare i radicali. E ti
notifico che era patrocinato da Domenico Scilipoti. E vabbè. Grazie ancora a Stefano Bilotti.